Voci.fm, il sito delle voci. Lillo su Voci.fm, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Allora, qui si parla di voci naturalmente, di voci nella recitazione, a teatro, nel doppiaggio e soprattutto nella radio. Tu fai teatro, fate cinema insieme a Greg e non solo, e fai anche tanta radio. In che modo cambia l'uso della tua voce a seconda della situazione in cui la usi, insomma? Ma io non sono mai stato un bravo imitatore, per cui diciamo che quello che faccio è sempre la mia voce, che diventa la voce del personaggio, ma è la mia voce, rimane la mia voce, cioè non la cambio mai totalmente. Quindi se faccio un cattivo sono Lillo con la voce da cattivo, se faccio facci Lillo con la voce da cattivo. Ecco, sono Lillo con la voce da cattivo, vedi, la cambio pochissimo proprio, è tutto di espressioni. Però ogni tanto ti sentiamo con delle vocine diverse, dai, quando fai tipo il bambino. No, ma certo, le cambio, però non è una mia, qualità, nel senso non sono bravissimo, è più bravo Greg a fare le voci, però credo che non sia importante, credo che sia importante quello che poi è l'empatia che crei con il pubblico, quindi se anche in radio qualcuno riconosce che sono io, ma che faccio un altro personaggio, credo che al pubblico interessi poco. L'importante credo che sia per il pubblico divertirsi, ridere e trovare poi la performance comica. Quindi non mi sono mai preoccupato troppo di trasformarmi, cioè grosso modo sono riconoscibilissimo, cioè chiunque mi sente dice: ah, questo è Lillo che fa un personaggio, mentre invece Greg è uno che riesce a mascherare di più, delle volte non lo riconosci. Senti, ma giocare con la voce, lavorare con la voce, è una cosa secondo te innata, è un talento innato, oppure ci si può anche applicare? Uno magari vuole fare la radio ma non è bravissimo di suo e quindi si può mettere a studiare, a guardare gli altri, ad ascoltare gli altri. Ma guarda, la voce, il fatto di avere una voce gradevole è pure genetica, per cui quella, se ti ritrovi con una voce così puoi studiare quanto vuoi, ma insomma la vedo difficile che... quello sicuramente, poi c'è, sì, insomma, comunicare con la voce è una cosa che noi abbiamo imparato moltissimo in radio, perché noi venivamo dal teatro dove comunque sei aiutato dalla mimica che non ti fa preoccupare troppo di come usi la voce, anche se è molto importante anche in teatro, è molto importante usarla bene, però come la mimica ti aiuta. In radio no, in radio o comunichi o sei credibile con la voce, quindi per noi è stata una grandissima palestra quella della radio per imparare a rendere empatica e simpatica o comunque divertente, comica una voce. Senti, poi è molto divertente, vabbè, sei uno zero, fa troppo ridere, siete troppo bravi e soprattutto girano voci che magari quelli che stanno in radio un po' più tranquilli, non lo so, c'è chi arriva in ciabatte, c'è chi si trucca, non il vostro caso ovviamente, c'è chi, non lo so, si infila delle dita nelle orecchie, tanto non vi vede nessuno, voi cosa fate di nascosto? No, noi siamo abbastanza normali, c'è da dire che io che sono più pigro di Greg come carattere, mi è capitato qualche volta di svegliarmi all'ultimo momento un po' tardi, andando a fare la radio e arrivarci in condizioni pietose, cioè senza essermi pettinato, con la barba lunga. Cioè, tipo adesso praticamente. Esatto, ecco, esatto. Adesso, la cosa grave è che invece adesso io mi ero pettinato, questo è più grave di quando mi presento non pettinato. Un saluto agli amici di Voci.fm da... aspetta, chi sono io? Lillo? No, Lillo, Greg e l'altro, Lillo. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm, gratis su App Store e Google Play.